È ormai un appuntamento fisso del lunedì pomeriggio, quello con Eccellenza di Puglia. Ben ritrovati e benvenuti alla 12ª puntata del nostro contenitore dedicato interamente al campionato di Eccellenza, torneo caratterizzato nella 12ª giornata da tantissime X, 5 pareggi su 8 partite nelle gare andate in scena ieri pomeriggio 1-1. È finito così il big match giocato al D'Angelo tra Team Altamura, terza forza del girone, e Cerignola, vice capolista del raggruppamento. Stesso risultato a Bitonto, tra Bitonto e Casarano. Bitonto che però conserva la leadership solitaria in classifica. 1-1 pure ad Avetrana, tra Avetrana e Barletta. Biancorossi che al 91esimo con un gol di Dentamaro sono riusciti ad agganciare i tarantini, di fatto evitando la terza sconfitta consecutiva in 8 giorni, compresa quella di Coppa con l'Unione Calcio Bisceglie. Non è calcio che ha pareggiato invece sul neutro di Terlizzi, lo ha fatto 2-2 contro il Novoli, sconfitta invece del Trani al Comunale contro il Gallipoli. Di questo e di altro parleremo nel corso di questo nostro appuntamento, e lo faremo ovviamente in compagnia dei nostri ospiti che vado subito a presentare. Alla mia a destra comincio da Gennaro Manzari, attaccante del Bitonto. Ciao Gennaro. Grazie per l'invito, buonasera a tutti. Tornato a trovarci Rinaldo Piazzolla, centrocampista della Vigor Trani. Ciao Mario, buonasera a tutti. Esordio invece nella salotto di Eccellenza di Puglia per Paride Addario, doppio esordio per lui ieri con la maglia del Barletta, oggi nel salotto di Eccellenza di Puglia. Salve. Grazie per la tua disponibilità. Salve, buonasera a tutti. Allora, tra un po' daremo uno sguardo ai numeri di questa 12ª giornata di Eccellenza. Prima vi ricordo però le possibilità per interagire con gli ospiti in studio, lasciando un messaggio sulla nostra bacheca di Facebook oppure contattando in diretta il numero che vedete in sovraimpressione durante la puntata, puntata che anche quest'oggi va in diretta sul profilo Facebook di Telesveva. Allora, diamo uno sguardo dunque ai numeri della domenica calcistica, 12esimo appuntamento di Eccellenza, che ha fatto registrare i seguenti verdetti: Avetrana Barletta 1-1, stesso risultato tra Bitonto e Casarano, il successo esterno del Noicattero 2-1 contro l'Ella Staranto, Molfetta Vieste 1-1, Otranto batte Galatina 1-0, Altamura Cerignola 1-1, Unione Calcio Bisceglie Novoli 2-2, il successo esterno, dicevamo, del Gallipoli 2-0 al Comunale di Trani contro la Vigor. La classifica, quando mancano 3 giornate al transito al giro di boa, Bitonto sempre in testa in tutta solitudine. Bitonto che sale a quota 29 punti, poi Audace Cerignola 27, Altamura 26, Casarano 22, Vieste 21, Barletta 19, 18 punti per l'accoppiata Noicattaro e Otranto, Unione Calcio Bisceglie 17, Novoli e Gallipoli 12, Molfetta e Vetrana 10, Galatina 9, Ella Staranto 8, chiude la Vigor Trani con 2 punti all'attivo. Prime considerazioni con i nostri ospiti, parto da Gennaro Manzari, attaccante della capolista Bitonto. Bitonto che dopo una serie interminabile di vittorie ha commesso un piccolo passo falso ieri contro il Casarano. Gennaro, che partita è stata? Che cosa è mancato al Bitonto per ottenere i 3 punti? Vabbè, passo falso non direi, perché piccolo, detto piccolo. Perché prima o poi diciamo che doveva capitare. È stata una partita molto maschia, molto equilibrata. Siamo partiti forte, abbiamo meritato il vantaggio, poi non siamo entrati nel secondo tempo con quella cattiveria che abbiamo espresso nel primo tempo e ci hanno pareggiato. Poi c'è stato un piccolo forcing finale, però è finita così 1-1, va bene lo stesso. Sconfitta casalinga invece per la Vigor Trani. Rinaldo ha vinto 2-0 il Gallipoli, gol in apertura, gol in chiusura, in mezzo però molte opportunità per la Vigor per provare a pervenire al pareggio. Vi aspettavate qualcosina in più dalla gara di ieri? Era un'occasione, è vero che ci saranno dei rinforzi e tanti rinforzi arriveranno alla riapertura del mercato, però era un'occasione per aggiungere qualche punto al vostro totalizzatore? Sì, avremmo potuto far meglio, però inizio col dire che l'arbitro ha condizionato la partita, anche se non mi piace usare come causa il fattore arbitro, però sono costretto a dirlo perché giocare in 9 un secondo tempo dove avremmo potuto addirittura ribaltare la partita non è stato facile. Però ora credo che la società farà grandi sforzi per sistemare la situazione e per salvarci.
1-1 in extremis invece per il Barletta, che ha pareggiato al 91esimo con un colpo di testa in aria di Dentamaro. Due punti persi, pari per quelle che erano le ambizioni della alla vigilia del match. Un punto guadagnato forse per come si è sviluppata la trama dell'incontro. È giusta questa analisi? Beh, sicuramente alla vigilia della partita si aspettavano i tre punti. Cioè, noi siamo andati da Vetrana per vincere. E ovviamente eravamo in emergenza a livello in difesa, mancavano due giocatori importanti. Per come è andata la partita, per come è venuto, sicuramente un punto guadagnato, raggiunto nel finale, e quindi per come è venuto prendiamoci questo punto e poi pensiamo alla prossima. Ci racconti l'emozione dell'esordio di questa prima volta per questa nuova esperienza agonistica per te e quando hai saputo di giocare titolare? Io l'ho saputo subito, cioè dopo pranzo, quando il mister ha dato la formazione, quando abbiamo parlato della partita, il mister mi ha detto che avrei giocato. È sicuramente stata una bella emozione, perché giocare e vestire la maglia del Barletta, è una squadra come il Barletta molto ambiziosa e con una storia molto importante. Ecco, sono felice di aver giocato e di aver dato il mio contributo. Allora, cominciamo con le immagini della domenica, partendo naturalmente dalla capolista Bitonto. Ci vediamo il servizio tra Bitonto e Casarano, servizio di Mario Sicolo, immagine montaggio di Mimmo Latilla. Al Bitonto non basta un capolavoro di Capitan Modesto per schienare un irriducibile Casarano in uno dei big match di giornata. Mister De Candi avvara un inedito 3-4-3 e schiera tutti i punteros a disposizione per sopperire alle pesanti e forzate assenze di Zotti e Turitto. A menare le danze a centrocampo lo scafato De Santis, affiancato dal fido scudiero Capriati. Dietro la collaudata difesa a tre con Cantatore centrale. Sportillo si affida alla qualità di Zaminga, mediano di lotta e di governo, e alla sapienza tattica di Puglia. I bitontini partono a sprombattuto. La lancetta non ha ancora terminato il primo dei 90 giri fatidici, che si registrano una percussione di Modesto ed un cross pericoloso di Terrone, con conseguente disimpegno affannoso di Casalino. Al decimo, controllo al limite su palla vagante di Bonasia e conclusione che sibila accanto all'incrocio. Corner maligno di Caputo al dodicesimo e Longo di Pugno sventa la minaccia. Minuto numero 19, tiro cross del capitano Nero Verde, l'estremo ospite si tuffa e smanaccia lontano. 26esimo, l'estremo mancino bitontino si invola inafferrabile e cerca Terrone, che scentra il cuoio nel cuore dell'area. Al 31esimo, Caputo, indemoniato sulla sinistra, scodella al centro. Leggeri ci abbatta male e Longo blocca facile. Al minuto 38, Albrizio da fuori area calcia un siluro che regala un brivido ai salentini, proprio come fa due minuti dopo Manzari su punizione. 60 secondi e arriva il punto dei padroni di casa, più che meritato. Parabola esiziale di Modesto da destra, che si insacca beffarda e griffa il vantaggio. A rimarcare la superiorità, il destro di Manzari allo scadere del primo tempo, che scivola di poco sul fondo. Nella seconda frazione si spegne un po' l'ardore arrembante dei neroverdi. Gli ospiti invece mantengono ordine e si fanno più pungenti. Infatti, al settimo, il terribile Caputo conclude con una botta mortifera da fuori, un 1-2 con Tedesco, ed è pareggio. Ora al Casarano non resta che fronteggiare la reazione non proprio ruggente del Bitonto. Due tuttavia le occasioni per artigliare i tre punti. Al 33esimo, Modesto, lanciato da Campanella, si ritrova solo davanti a Longo, che lo contra con la collaborazione dei compagni di reparto. Sul prosieguo, Manzari scarica per De Santis, esterno destro murato dalla Magino Salentina, e flebile tiro del noi entrato la Vupa. Infine, a 5 dal termine, piazzato di De Santis. Il portiere esce a caccia di lepidotteri, il piattone di Campanella viene disinnescato sulla linea di porta da straniero. Dunque, un pari che, in virtù degli analoghi risultati delle rivali di campionato, consente agli uomini di De Candia di restare in vetta alla Serie A di Puglia e di guardare con immutata fiducia alla trasferta di Vieste. Bitonto anche sfortunato nel finale, in cui ha cercato sino alle battute conclusive la vittoria. E la forza del gruppo, il segreto del Bitonto, nel senso, a Barletta mancano due giocatori importanti, tu e Zotti per squalifica, Bitonto riesce comunque a vincere. Ieri c'erano assenze altrettanto pesanti, non c'era Zotti, non c'era Roselli, non c'era Turitto, però un Bitonto che continua ad essere convincente al di là del pareggio, del risultato. Hai detto bene, soprattutto la forza del gruppo.
ciò che ci sta contraddicendo in questo campionato. Ogni partita comunque va giocata col sangue agli occhi, perché soprattutto in questa categoria, se non sei cattivo, non porti a casa il risultato. Quindi fino ad ora ci stiamo riuscendo, speriamo di farne altre, di proseguire al meglio. Che gruppo ha trovato Rinaldo Piazzolla quando è arrivato a Trani? Ovviamente c'erano tanti giovani, ci sono ancora tanti giovani. Che situazione hai trovato? Ma sinceramente mi è sembrato di rivivere l'anno in cui giocavo nella Berretti del Barletta. Eravamo tutti ragazzini, non conoscevo nessuno, tipo quando si fanno i provini inizio stagione. Poi pian piano sono arrivati comunque dei grandi come Gigi Moschetto, Cerre Mitaro, e anche degli ultimi arrivati, Ciccio Amantino, comunque giocatori che hanno la propria esperienza e ci stanno aiutando di giorno in giorno in ogni allenamento per far bene alla domenica. Ovviamente siamo tanti giovani, abbiamo bisogno tutti quanti di crescere e non abbiamo molta esperienza per affrontare questo campionato, che comunque l'esperienza fa. L'esperienza fa tanto, di esperienza ne ha tanta il Barletta in organico, però un Barletta che non riesce ancora a cambiare passo. Di fatto ha concluso una settimana molto negativa, cominciata con la sconfitta casalinga con il Bitonto, continuata poi con l'eliminazione nella semifinale di ritorno di Coppa con l'Unione Calcio Biceglie. Paride, ci dici qual è la tua idea su questo organico? Perché non riesce ad esprimersi ancora al meglio? È vero che sei arrivato da poco, però insomma un'idea te la sarei fatto sicuramente. Sì, io quando sono arrivato a Barletta comunque ho trovato un gruppo di persone, di brave persone. Mi sembra un gruppo tutto raffiatato. Purtroppo non sono venuti i risultati, le prestazioni non sono state all'altezza delle aspettative. E io poi mi sono ritrovato in questa settimana un po' difficile dalla sconfitta col Bitonto e la sconfitta in casa con il Biceglie, uscita dalla Coppa. Quindi mi sono trovato in una situazione difficile, però ora come ha detto il mister, si riapre un nuovo ciclo e quindi ripartiamo da questo pareggio e da martedì, e poi acquisti, queste non sono cose che spettano a me, però sicuramente arriverà qualcuno che ci darà una mano per il proseguo del campionato. Oh, tra un po' vedremo le immagini di Vetrana Barletta. Prima leggo un messaggio dell'amico Sergio. Buonasera a tutti, buon esordio di Dario in porta. Sicuro di sé, io avrei messo sempre un portiere esperto in porta, anche se Rossetti è migliorato tanto dal suo arrivo. Per eventuali acquisti e cessione, le cessioni sicuramente qualcun altro andrà via oltre ai 5 che hanno già rescisso il contratto venerdì. Per quanto riguarda novità in entrata, sembrerebbe vicino l'accordo con il difensore centrale Monopoli. Per il centrocampo i nomi che circolano sono quelli di Khalil e Colella. In attacco invece la Dogana, Rocco, Augelli e Trotta. Sono tanti i nomi, magari qualcuno di questi potrà essere già a disposizione per il derby di domenica prossima contro la Vigor Trani, che si giocherà sul sintetico del Manzichiapoli. Dal sintetico del Manzichiapoli alla terra battuta di Avetrana. Ci vediamo al servizio di Avetrana Barletta. L'atto conclusivo del trittico di impegni in 8 giorni stava per terminare con un'altra sconfitta che sarebbe stata devastante non solo per la classifica, ma anche e soprattutto per il morale del gruppo. Ed invece, in pieno recupero, Dentamaro, su punizione battuta da Mignogna, trova in area avversaria il guizzo dell'aggancio, utile se non altro ad evitare il peggio. Finale al comunale Valentino Mazzola di Avetrana 1-1. Le ambizioni della vigilia erano ben altre per i biancorossi, ma per come si è sviluppata la trama dell'incontro, il tecnico Massimo Pizzulli e il suo entourage accettano il pareggio con buon grado di soddisfazione. Il Barletta affronta la trasferta tarantina in piena emergenza. Zingrillo e Sguerra sono squalificati, Aprile l'infortunato dell'ultima ora, Di Giorgio è indistinta solo per onor di firma, Di Rito, Pizzutelli, Pellecchia, Ola e Diouf hanno rescisso i contratti venerdì scorso e non fanno più parte dell'organico. Nell'11 di partenza tra i biancorossi scesi in campo in maglia viola ci sono 4 juniores: Martino, Varola, Grumo e Cormio. I centrali di difesa sono 2 centrocampisti, Bartolo Russo e Dentamaro.
esordio tra i pali di Addario, chiamato in causa già dopo una decina di minuti. Cochen approfitta di una disattenzione difensiva dei barlettani per calciare da buona posizione, ma il numero uno ospite gli sbarra la strada. Molto meno insidiosa a metà frazione e questa conclusione centrale è prevedibile di Greco. La prima occasione del Barletta arriva alla mezz'ora, ma mette i brividi ai tarantini. Mignogna crossa dalla sinistra, Santoro colpisce di testa, Di Lauro è bravissimo nella replica di istinto. Prima del riposo, tentativo pretenzioso ed inefficace di Eleni dalla lunghissima distanza. 0-0 dunque all'intervallo. Il Barletta prova a fare qualcosa in più al rientro dagli spogliatoi, ma ci riesce raramente. Giovanni Lorusso, su iniziativa di Lojodice, colpisce di testa ma conquista solo un calcio d'angolo. L'ex attaccante del Bisceglie in seguito conclude debolmente col mancino. Poi ha una ghiotta chance a 20 minuti dal termine, ma spreca così l'assist di Santoro, ancora una volta prodigioso il portiere della vetrana. I padroni di casa si salvano e alla mezz'ora passano addirittura in vantaggio sugli sviluppi di un corner. Enrichella a trovare il destro vincente da pochi passi che rompe l'equilibrio. 1-0 protesta degli ospiti per una presunta posizione irregolare dell'attaccante di Tarantini. Il Barletta non ha molte idee, ma ci mette almeno la grinta. Santoro con il destro è impreciso, Mignogna con il mancino su punizione manca il pareggio per pochissimi centimetri. Il gol dell'aggancio arriva comunque al 92esimo, sempre su palla inattiva. Mignogna calcia, Dentamaro brucia tutti in aria e firma l'acuto del definitivo 1-1. Non il massimo dell'aspirazione per gli uomini di Pizzulli, ma un punto che consente comunque di restare in scia del Vieste, quinto in classifica e distante due lunghezze. La vetta è sempre a meno 10, ma questo ormai è un capitolo che non riguarda più il Barletta. Una considerazione da un amico da casa, ci scrive Francesco da Barletta: non è possibile nel 2016 vedere nel campionato di eccellenza campi in terra battuta. Che cosa ne pensi, Paride? Sicuramente non è facile andare a giocare su un campo di terra battuta, sono d'accordo, perché nel 2016 vedere in eccellenza un campo di terra battuta, secondo me andrebbero fatte delle leggi, delle norme per evitare, perché noi abbiamo accusato molto il fattore campo. Per una squadra tecnica come la nostra, andare a giocare su un campo del genere diventa tutto più difficile. Il top ovviamente era e resta l'erba naturale, come a Bitonto, come a Trani. Tra l'altro voi potete disporre di terreni di gioco praticamente perfetti, confermi? Fortunatamente sì, anche facendo qualche sacrificio, allenandoci in settimana non sul campo in erba. Fortunatamente la domenica abbiamo un campo in perfette condizioni e quindi fa molto per una squadra come la nostra. Stesso discorso vale per il Trani, Rinaldo. Tra l'altro sì, il prato è stato rifatto da pochissimo. Per quanto mi riguarda, forse è il primo cioè l'unico campo, un campo così spettacolare non ho mai calcato. Sì, si sono messi subito all'opera e hanno costruito un bel terreno di gioco che comunque tutti ci stanno dicendo tanti complimenti, perché non è da tutti in eccellenza avere certi terreni di gioco. Allora, abbiamo collegato il primo amico da casa. Pronto, chi è in linea? Pronto? Forse c'è un problema nel collegamento. Pronto, mi senti? Sì, buonasera, buon pomeriggio. Sono Fabrizio da Cerignola. Ciao Fabrizio, prego. Fabrizio, puoi rivolgere la tua domanda agli ospiti, prego. Perfetto, niente. Allora, vabbè, innanzitutto volevo farvi i complimenti per la trasmissione. Grazie, gentilissimo. Deve essere altissima. Poi, niente, volevo avere, diciamo, delle informazioni per quanto riguarda il calcio mercato di dicembre che apre giovedì. Solo questo? No, poi diciamo, volevo sapere, sì, il mercato di dicembre, i nomi, diciamo, quali sono i nomi concreti, diciamo, su questo mercato appunto di dicembre. Si parla qua a Cerignola di Dirito, che è quasi vicino a vestire la maglia dell'Audace. Esattamente. Fabrizio, sì, volevo, sì, Fabrizio, allora avere conferme in merito, ecco. Sì, sì, allora, innanzitutto grazie per il tuo intervento e continua a seguirci. Dirito sicuramente è un obiettivo del Cerignola, che per l'attacco punta anche su Hernan Molinari. La volontà della dirigenza è quella di allestire un organico competitivo, di elevare ulteriormente il tasso qualitativo di una squadra che comunque seconda in classifica a meno due dalla vetta. Pare ci sia anche un interessamento per Nicola Lojodice del Barletta, però questa è già una trattativa un po' più complicata. Se Dirito dovesse andare al Cerignola, molto probabilmente
la Dogana farebbe il percorso al contrario, cioè da Cerignola si sposterebbe a Barletta. Torniamo noi alle immagini della domenica, perché è il momento di andarci a vedere il servizio tra Vigortrani e Gallipoli, successo esterno dei salentini, tranne se invece che restano inchiodati a quota 2 punti di classifica. Che l'emergenza in casa Vigortrani non fosse finita lo si poteva pensare anche alla vigilia del 12° turno di campionato, ma l'ennesimo stop subito in casa ad opera di un non trascendentale Gallipoli ha allungato la striscia di non vittorie e confermato che non la sola chiamata di un allenatore esperto come Pettinicchio possa bastare per cercare di inseguire difficili obiettivi di svolta e salvezza. A disposizione dell'allenatore Tarantino tornano Dell'Olio e Ciaramitaro dopo squalifica, mentre l'indisponibilità dell'ultimo momento di Monopoli porta Iurlo a centro della difesa, in attacco a Mantino, preferito a Ruggero. Dopo pochi minuti una piccola leggerezza di Moschetto poteva costar cara, con Botrugno non scaltro nell'approfittarne. Ma gli ospiti non possono esimersi dal trarre vantaggio dal successivo gentile omaggio concesso dalla retroguardia tranese, con il retropassaggio di Dell'Olio e corto per Moschetto. Sulla sfera si avventa De Giorgio, che salta il portiere tranese e deposita la sfera nella porta sguarnita per il più facile dei gol. La reazione della Vigor si manifesta al 21esimo quando, su cross dalla sinistra di Dell'Olio, di Dellino, a centro aria, Angarano non impatta perfettamente di testa per la facile parata di Passaseo. Sul capovolgimento di fronte, i padroni di casa rischiano una nuova capitolazione quando Botrugno, involatosi in dubbia posizione di partenza, riesce a servire un possibile assist per De Giorgio. Il suo tiro a botta sicura è deviato da Moschetto in angolo. Quasi alla mezz'ora ci prova Masucci direttamente da calcio piazzato. Il suo sinistro a giro è insidioso e costringe il portiere salentino alla bella parata in tuffo. Nei minuti successivi i padroni di casa non riescono a trovare e a crearsi spazi per rendersi pericolosi, con la complicità degli avversari abili a trovare le contromosse utili utilizzando tutti i mezzi a propria disposizione. Dopo aver giustamente segnalato alcune lacune difensive dei locali, ci sembra giusto segnalare al 41esimo l'utilissimo intervento in rimonta su Botrugno di Dellino, abile e provvidenziale nella diagonale difensiva sul centravanti salentino lanciato a rete. Nei primi minuti della ripresa la Vigor mette in mostra la sua buona volontà per cercare di ottenere il pari, invece quello che accade al 13esimo spegne in maniera ampiamente anticipata le sorti della contesa. L'ingenuo fallo a metà campo di Angarano costa al numero 7 il secondo cartellino giallo della gara e la conseguente espulsione, ma il direttore di gara non lascia sorvolare le inutili proteste di Amantino, che così lascia i suoi addirittura in 9. La gara si mette in discesa per il Gallipoli, anche se al 21esimo gli ospiti potrebbero essere più cinici in una veloce azione offensiva che vede Botrugno ancora indossare le vesti di uomo assist per la corrente De Giorgio, che però spedisce la palla sull'esterno della rete. Al 26esimo è bravo e pronto Moschetto ad apporsi al diagonale dell'entrato Franco. La cosa si ripete al 32esimo con una deviazione bassa del numero 1 tranese su cross da destra di Di Mauro. Il punteggio non cambia perché il portiere Moschetto è l'ultimo ad arrendersi e al 37esimo si oppone ancora a Di Giorgio, negando al numero 11 maglia gialla ancora la soddisfazione del secondo gol, che però arriva 2 minuti dopo al termine di un'altra azione non proprio limpidissima, ed è proprio lo stesso Di Giorgio a prendersi una personale rivincita, riuscendo a inserire il suo nome sul taccuino dei marcatori per la seconda volta in giornata. Nel mesto clima di fine gara c'è spazio per gli applausi al portiere Moschetto, che in pieno recupero evita per ben 2 volte in pochi secondi il trist, prima De Giorgio e poi ancora Botrugno, ma il pubblico di casa estende i suoi applausi anche all'intera squadra a testimoniarne la propria vicinanza. E così il finale è reso ancora più amaro dall'espulsione di Dellino per fallo commesso proprio in concomitanza del triplice fischio finale, rimandando le speranze della Vigortrani ai possibili nuovi inserimenti in rosa come da apertura della prevista finestra di mercato a partire dal prossimo 1° dicembre. Complimenti a Moschetto per le grandi parate. A proposito di portieri, è praticamente fatto l'accordo per l'arrivo a Trani di Saverio Di Candia, ex Canosa, lo scorso anno in forza al Barletta. Trani che punta molto anche sull'attaccante Mino Tedesco del Casarano, in questo caso però c'è da battere la concorrenza del Brindisi, ambiziosa formazione che partecipa al campionato di promozione. Un amico da casa, pronto, chi è in linea? Pronto? Pronto, ciao Mario, sono Michele da Barletta. Ciao Michele, prego. Pronto? Sì, sì, Michele, io ti sento benissimo. Puoi rivolgere la tua domanda. Ah, buonasera anche agli ospiti. Vai, Michele. Allora,
Allora io faccio una domanda. Sì. Faccio una domanda, scusami Mario. La settimana scorsa c'era da voi un ospite, un attaccante da Barletta, di sì. nome e cognome di Lito. Sì. Dove gli è stato fatto delle domande se lui doveva essere ancora da Barletta o meno. Lui ha negato tutto dicendo che era ancora da Barletta, invece c'era già in trattativa con chi doveva andare a giocare a pallone. Ecco perché noi ce l'avevamo troppo con lui, perché lui non giocava più al calcio a Barletta. Secondo me quello è un personaggio mercenario, io lo chiamo mercenario, quelli sono mercenari, quelle persone là. Perché se non dicono la verità, non sono persone corrette. Vabbè, io non voglio assolutamente, poi, non voglio assolutamente difendere... Fatto, i nomi che hai fatto poco fa, degli acquisti nuovi da Barletta, sì. sono dei nomi validi per i Barletta. Però attenzione Michele, non sono i nomi di nuovi acquisti, sono delle trattative, diciamo... Anche se verrebbe... Va bene, se sono nomi, se sono nomi che verranno a Barletta, io sarei molto contento. E sarei anche contento se a Gennaro Mazzarri gli facesse la proposta del Barletta, se voleva giocare a Barletta, perché mi piacerebbe che lui verrebbe a Barletta a giocare, perché è una persona, un grande giocatore per quanto mio. Poi quanto riguarda Davide, il nuovo portiere... Davide sarà un buon portiere. No, Paride, Michele, Paride. Metterei un over, una persona sì. con un po' di esperienza in più. Sì. Va bene? Magari recuperiamo qualche punto in tutto il campionato a partire da gennaio. Va bene, grazie. Ciao, Michele, continua a seguirci. Di rito, insomma, nel discorso ha detto di restare a Barletta, però nel calcio le cose cambiano da un giorno all'altro, poi... Diciamo la verità, molto spesso in televisione non si dicono le cose come stanno. Paride, però io ti chiedo, hai avuto la sensazione da quando sei arrivato che Di Rito avesse già la testa altrove? Assolutamente no. Io ho avuto modo di conoscere Nicolas e devo dire che è un grande professionista, una grande persona e un grande giocatore. E ovviamente quando arriva... la notizia che un giocatore come Nicolas torna libero sul mercato, è normale che le squadre se lo vogliono accaparrare subito, quindi io penso che sia un grande giocatore e le faccio un grosso in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera. L'amico Michele vorrebbe Gennaro Mazzarri al centro dell'attacco della Barletta, ma Gennaro Mazzarri resterà Bitonto, perché il Bitonto, diciamo, è primo in classifica, quindi si vuole, Gennaro Mazzarri si vuole giocare la promozione in Serie D, è giusto quello che dicono. Ringrazio l'amico a casa, però per quest'anno è una cosa molto improbabile che cambi squadra, perché prima di tutto sto in una famiglia, prima che in una squadra fatta di gente competente, gente seria, gente di cuore. Quindi lasciarla mi sembra un suicidio. No, ma poi parla la classifica, insomma. Poi parla la classifica, quindi è una cosa molto, ma molto, ma molto improbabile. Noi ci fermiamo per la pausa pubblicitaria, tra un po' torneremo sempre in diretta dagli studi di Telesveva per la seconda parte di Eccellenza di Puglia. Restate con noi. Rieccoci qui, seconda parte di Eccellenza di Puglia, curiosità da casa per te Rinaldo, quanto ci credete realmente nella conquista della salvezza? Ovviamente il primo obiettivo è quello di piazzarsi all'interno della griglia playout, mi sembra logico. Sì, sì, ovviamente speriamo di arrivarci quanto prima nella zona playout per poter stare un po' più tranquilli. Sì, è una situazione un po' complicata, però... secondo me la classifica è molto corta, perciò sono 6 punti e credo che con i nuovi innesti potremmo benissimo dire la nostra. Amico in linea, amico collegato da casa, pronto? Pronto? Sì. Pronto, sono Enzo da Barletta, ciao Borazzino. Ciao Enzo, vai. Sono Enzo da Barletta. Sì, sì Enzo, prego. Ciao, ti faccio i complimenti per la trasmissione. Grazie. Ciao, senti, voglio fare una domanda, voglio fare prima di tutto i complimenti al Bitonto, perché sta facendo il signor campionato e merita la Serie D in pieno.
Grazie. Poi un altro complimento va al nostro portiere che è fornito ieri. Complimenti per la prestazione, ci hai salvato dall'ultima sconfitta in campionato. Grazie. Poi una domanda io la voglio fare all'attaccante del Bitonto. Sì. Nel caso il Barletta ti chiama, forse per essere offerta. Va bene, grazie Enzo, continua a seguirci. Ha già risposto prima della pausa pubblicitaria, Gennaro Manzari non si muoverà da Bitonto perché vuole contribuire al salto di categoria di Bitonto. Assolutamente no. Poi non so se la società domani mi dice che sono un giocatore libero, cosa molto improbabile, valuterò l'offerta con gran piacere, però scherzi a parte... Forse di un altro campionato l'accetterò ben volentieri un'offerta del Barletta, per attualmente no. Le ultime immagini della domenica, Unione Calcio Bisceglie, Novoli, altro pareggio questa volta con due gol per parte. La vittoria in casa è merce rara per l'Unione Calcio Bisceglie, fresca finalista di Coppa Italia, ma costretta ad accontentarsi di un solo punto contro il Novoli, nonostante l'inferiorità numerica negli ultimi 20 minuti per l'espulsione di Pinto, con la quale abbia dovuto fare i conti. L'approccio è senza tatticismi da parte dei padroni di casa, già in gol al quinto con Quacquarelli, anche se la rete viene annullata per un presunto tocco di mano dell'esterno bicegliese, ed in vantaggio al settimo con il tapin di Ventura su assist più fortunoso che voluto di Moscelli. La gara sembra in discesa per l'Unione ed invece mostra tutte le sue asperità nascoste nel pareggio dei salentini firmato da Di Silvestro. Il tocco vincente arriva dopo l'uscita di Lullo e la carambola fortunosa per il Novoli sul corpo di un proprio calciatore. L'Unione prova a riprendere il filo del discorso in un primo tempo più manovriero e contrassegnato da un paio di conclusioni prima del riposo. Il colpo di testa di Moscelli non inquadra lo specchio della porta, il tentativo a giro firmato da Di Piervo si spegne sul fondo. Prova ad innestare le marce alte la squadra di Zinfollino anche nella ripresa, reclamando un rigore per un presunto tocco di mano in area all'ottavo. L'arbitro lascia proseguire, rischiando poco o nulla sulla punizione di Di Silvestro bloccata da Lullo e rendendosi pericolosa con Quacquarelli un minuto dopo con il cross che la difesa salentina spedisce in calcio d'angolo. L'espulsione di Pinto al 23esimo sembra una sentenza per l'Unione Calcio, che invece trova energie per cercare il vantaggio. Moscelli ci prova in rovesciata ma viene murato dalla difesa, poi il 10 bicegliese si procura il rigore che trasforma per il 2-1 dell'Unione. Il trittico di occasioni firmate da Moscelli si completa al 34esimo, sciupando una buona punizione di Quercia prima del rigore, tocco di mano in area che consente a Giorgetti di rimettere la gara in parità. A quel punto all'Unione mancano le energie per cercare il nuovo sorpasso, mentre resta solo il tempo per annotare l'espulsione per il Novoli, che conferma un pareggio già maturo nel risultato. Tantissime telefonate anche quest'oggi. Pronto, chi è collegato da casa? Ciao Mario, sono Nicola da Cerignola. Ciao Nicola. Mario, ciao, saluto tutti gli ospiti. Prego. Ieri sono stato a vedere la partita con l'Altamura. Sì. Dico che ieri proprio l'arbitro ha andato tutta la parte dell'Altamura, cioè ci ha dato rigore dubbio a loro. A noi non ci ha dato rigore nettissimo sull'1-1. E poi non l'ho vista questa grandissima squadra di resta, Altamura, che dicevano che dovete ammazzare il campionato. Poi secondo me è più forte Bitonto che l'Altamura, perché c'è Mazzarri, c'è Zotti, c'è... Secondo me è più squadra... Io da Cerignolano mi dovrei preoccupare più del Bitonto che dell'Altamura, io da Cerignolano, direi così. Ho fatto solo questa considerazione, Mario. Va bene, grazie Nicola. Ciao. Io giro la domanda al contrario a Gennaro Manzari. Chi temete maggiormente tra Cerignola e Altamura? Soprattutto ormai possiamo considerarla una corsa a tre per la promozione diretta? Beh, direi di sì. Però sono due grandi squadre, sono due corazzate, quindi noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare di partita dopo partita e fare sempre bottino pieno, poi delle altre squadre poco mi interessa. Peccato per ieri, perché se avevamo vinto staccavamo un po' di squadre, però va bene lo stesso. Ti ripeto, pensiamo a noi, poi per il resto mi interessa. Paride, che ragionamenti vi fate voi all'interno dello spogliatoio? Avete qualcosa nel mirino, un obiettivo da raggiungere? Perché molti parlano di ridimensionamento, stagione interlocutoria, si passa già a pensare alla prossima avventura. Voi che idea avete?
No, io penserei al presente. Il presente dice che ovviamente siamo... la tifoseria è scossa dalla doppia sconfitta che ha pregiudicato la stagione del Barletta. La doppia sconfitta è stata un'ammazzata, perché nel giro di una settimana sei uscito dalla Coppa e hai perso quei punti che potevi avere dal Bitonto, dal Cerignola. Certo. Però io penso al presente, il presente dice che siamo fuori dalla Coppa e a 10 punti dalla prima. E ovviamente i playoff rimangono sempre una via per la promozione e quindi noi ci crediamo. Più che altro più che ridimensionamento, io parlerei di un nuovo ciclo. Ed è quello che ha sottolineato ieri Massimo Pizzulli, tra l'altro, nell'intervista del post partita. Io parlerei di quello, quindi di andare avanti, aspettiamo cosa offre il mercato, cosa offrirà la società e poi saremo quelli che saremo e andremo avanti. Ovviamente le nostre ambizioni sono sempre quelle di andare domenica per domenica e di fare sempre il bottino pieno, i 3 punti, perché una società come il Barletta, una squadra come il Barletta non deve aver paura di nessuno. La rosa è competitiva e quindi cercheremo di dire la nostra. E arrivare nella promozione diretta a 10 punti mi sembra un po' difficile, quindi ci sono i playoff lì e quindi punteremo a quelli. Come solito precedenza alle telefonate, pronto chi in linea? Pronto? Pronto? Sì, chi in linea? Pronto, ciao, sono Gianni da Barletta. Ciao Gianni, prego. Ciao, senti, innanzitutto volevo fare una considerazione sulla nostra squadra e ricordare che da anni ormai il campionato d'eccellenza a gennaio prende altre forme, come se iniziasse ancora tutto di nuovo. Quindi spero che con questo ridimensionamento del Barletta Calcio si possa ripartire da gennaio come tutti gli anni è avvenuto, quindi spero bene, e poi ci sono sempre i playoff che non sono comunque da trascurare. Va bene, grazie. E un saluto particolare a Gennaro Manzari, il quale ho avuto il piacere di allenare, ed è un grandissimo professionista, grande uomo e grande professionista. Grazie, ma non ho capito... Gianni, ci dice il cognome? Sì, sono il prof, Gianni Guaglione. Ah, Gianni Guaglione, sì. Ciao, grande prof, buona serata. Grazie Gianni, continua a seguirci. Vabbè, sul discorso di playoff, insomma, quello deve essere l'obiettivo del Barletta. Deve essere quello. Va bene, allora andiamo avanti. Allora, ci sono un po' di considerazioni da casa. Per te, Paride, hai la sensazione che Pizzulli voglia puntare su di te, cioè su un portiere senior, a partire dalla prossima gara col Trani e insomma anche per il girone di ritorno? Io sono a disposizione del mister. Nel caso in cui il mister mi schierasse in campo, io sarei pronto, ecco, mi farò trovare pronto, come penso di averlo fatto ieri. Però la squadra è costruita con tanti over, quindi secondo me ci saranno partite che giocherà l'under, partite che giocherà l'over. Ecco. Io ovviamente tutti vorrebbero giocare, certo, spero di giocare il più possibile. Rinaldo, ti è dispiaciuto lasciare il Barletta, che comunque è la squadra della tua città, e come ti trovi in questo nuovo ruolo, perché giochi molto più avanzato rispetto allo scorso anno? Ah, mi è dispiaciuto tantissimo lasciare la squadra della mia città, perché appunto è la squadra della mia città ed è stato sempre il mio sogno vestire la maglia del Barletta, e l'anno scorso ho avuto l'occasione, è stata una grande emozione, però si guarda sempre avanti. Sì, qui a Trani mi sono trovato subito bene, con il mister Pettinicchio diciamo, sono tornato a giocare nella mia posizione reale, d'origine. Ho giocato da esterno prima, alto o da seconda punta? Sì, ieri ho giocato come seconda punta ed è stata la prima volta per quanto mi riguarda, e mi sono trovato abbastanza bene, perché mi affiancava a Mantino, che mi ha dato una grossa mano e un giocatore abbastanza forte. E, insomma, sì, sono tornato a giocare nel mio ruolo e mi trovo molto meglio, anche se comunque non mi è dispiaciuto l'anno scorso adattarmi in un'altra posizione. Ancora un amico da casa, pronto chi in linea? Sono Giovanni Gravina. Ciao Giovanni. Giovanni Gravina. Sì, sì. Prego, puoi formulare la tua domanda.
Non volevo salutare un di Bitonto. Volevi salutare? Il giocatore del Bitonto. Sì, prego. Vuoi chiedere qualche curiosità a Gennaro? No? Vabbè, allora andiamo avanti. Te la chiedo una cosa. Sei stato premiato di recente. Gennaro ha ricevuto un premio molto significativo, il premio Domi Martinucci, per un episodio di fair play che ti ha visto grande protagonista un paio di stagioni fa, quando indossavi la maglia della Vigor Trani in occasione di Vieste Trani. Avevi la possibilità di fare praticamente gol a porta, con la porta avversaria incustodita, però c'era un giocatore avversario per terra e hai deciso, insomma, di non realizzare la rete. Sì, effettivamente è così. Ricordo, era una partita molto importante, ci stavamo giocando la terza posizione, ricordo uno scontro a centrocampo, palla sull'esterno, saltò l'uomo, palla in mezzo col portiere in uscita, ero praticamente a porta vuota, però vidi un giocatore avversario per terra e quindi preferì mettere la palla fuori. Insomma, comunque un bel riconoscimento che tra l'altro hai ricevuto in occasione della cerimonia che ha portato alla rielezione di Vito Tisci alla guida del calcio pugliese. Quarta esperienza in pratica per Vito Tisci come presidente della FIGC Puglia. Ovviamente gli facciamo un in bocca al lupo per questo nuovo quadriennio. Poi ci ha promesso il presidente che verrà a trovarci nel nostro studio. Amico ancora da casa, pronto che in linea? Sì, buonasera. Buonasera. Sì, chiamo signor Mario. Mi sì. Chiamo Luigi, chiamo da Casarano. Luigi? Sì. Sì, prego. Io vorrei riallacciarmi al discorso delle favorite della persona di Cerignola. Io sì. Vedo in ordine Altamura, Cerignola e Bitonto. Sì. Primo. Secondo, scusami, il Casarano no? Complimenti per la trasmissione. Grazie. Perché la trovo molto interessante, voglio dire, però si riduce solo, diciamo, io sono amante del calcio dilettantistico, dalla Serie D all'eccellenza e promozione, però si riduce sempre, voglio dire, nelle squadre baresi e del BAT. Io vedo i servizi firmati delle partite sempre, certo. Nelle calcio Biceglie, del Trani, del Barletta e basta così. Ma Luigi, ti spiego, è solo una questione geografica, purtroppo la Puglia sì, è molto lunga, non è semplice seguire tutte le partite, però insomma noi complessivamente vogliamo invitare gli ospiti di tutte le squadre, le 16 squadre di eccellenza. Qualcuno magari ci rinuncia perché insomma venire da Otranto, da Casarano, sono 500 km. Certo Mario, questo l'avevo già capito. Però comunque Mario, ti posso garantire che Pietro Sportillo è un amico personale, quindi sicuramente l'allenatore del... Sì, avendo giocato a Barletta. Del Casarano, sì, verrà... Ma oltre che si sta rivelando un buon tecnico, voglio dire, è una persona squisita sotto il lato umano, sa tenere il gruppo lui, così. Sì, sicuramente. Comunque grazie... È un motivatore... Lo schema dello 3-5-2 lo ha inculcato da Calabro quando lui ha vinto il campionato col Gallipoli. Sì, sì. Senta, signor Mario, io l'ultima cosa voglio dirti. Pronto? Sì, ti sento Luigi, sì. Prego. Quindi io mi rendo conto, lo so, la trasmissione è interessante, lo so, la distanza purtroppo, far venire la gente dalla provincia di Lecce lì, venire qua a fare servizi, lo so, purtroppo. C'è un costo, diciamo, eccetera. Io per quanto riguarda la situazione del Barletta, signor Mario, sì? No? Mi dispiace perché io da profondo sportivo, secondo me Mario, io queste cose l'ho dette già su oltre un mese e mezzo fa su Apica 9 il martedì, la squadra Mario è stata costruita male. Beh sì, sicuramente, perché insomma alla fine se vanno via 5 persone ne arriveranno tantissime. Sì, finisco un minuto Mario. Sì, sono d'accordo. La squadra è stata costruita male, perché l'anno scorso il Barletta è partito con 8 juniors under in ritiro. Pizzulli è stato capace di, è vero che a dicembre è stata integrata con 4-5 unità di nome, l'ha portata al quarto posto. Quella rosa secondo me non andava smantellata. Sarebbe stata integrata con 4-5 unità per dirti e confermare Pizzulli così.
Quindi secondo me quest'anno le colpe sono del direttore sportivo, gliel'ho detto in faccia a De Santis in trasmissione quella sera, amica 9. Va bene. È chiaro il tuo ragionamento, Luigi, sicuramente gli errori sono stati fatti, ora Gavetta sta provando, insomma, gli allenatori e non si trova il metodo, la formula per fare risultati, vuol dire che la squadra è stata costruita male e le colpe sono del direttore sportivo De Santis. Perfetto. Questo è il problema. Perfetto. Perché lui ha preso dei giocatori purtroppo che è poco motivati per la categoria, alcuni, e tra l'altro molto molto fantasisti come i Pizzutelli, come Pellecchia, io lo giudice, i Mignola, sì, infatti, già molti sono già andati via. Va bene, io Luigi ti ringrazio per la disponibilità. Paride, tu hai difeso la porta dell'Empoli Primavera nella finale del 2010 contro il Genoa. Quel Genoa era fatto di grandi nomi, c'erano tanti grandi nomi nell'Empoli, nomi che ora giocano in Serie A, ce ne vuoi ricordare qualcuno? Io a Empoli sono stato 5 anni ed è stata l'esperienza più bella al momento che ho fatto. E in quella primavera ricordiamo c'era Tonelli, Saponara, Pucciarelli, che ora militano tutti in Serie A. Ed era una bella squadra, siamo arrivati quell'anno in finale scudetto primavera e finale del torneo di Viareggio. Sì. E niente. Avete perso contro il Genoa di El Shaarawy. Sì, sì, c'era El Shaarawy Perin. Sì. E loro sono quasi tutti in Serie A. Perché Paride Dario non sta nel calcio che conta realmente? Purtroppo... C'è un episodio, c'è un treno che hai perso, hai qualche rimpianto? Nella vita passano i treni. Io dopo Empoli ho fatto 4 anni in Lega Pro, ho fatto il terzo portiere in B, sempre a Empoli. E purtroppo sono treni che passano, però bisogna guardare al presente e puntare al futuro. Tu tra l'altro sei un classe 91, correggimi. Io sono un 91. Hai ancora l'ambizione di tornare nel calcio professionistico? Certo, certo. Quindi è comunque l'obiettivo è sempre quello di arrivare più in alto possibile. Quindi la mia speranza è di ritornare nel calcio professionistico. Ecco. Allora, ultima chiamata da casa, pronto, che in linea? Sì, buonasera, sono Sabino Andrea. Niente, una curiosità, una domanda per voi giornalisti. Ciao Sabino. Per quanto riguarda lo stadio a Barletta, per essere agibile, oltre alla pista e il Malterboso, sono da battere le vecchie gradinate e le vecchie curve? Solo questo, una curiosità. No, scusami Sabino, se puoi ripetere perché si è capito male. Per quanto riguarda lo stadio a Barletta, no? Sì. Per l'agibilità, oltre al rifacimento del Malterboso e della pista atletica, vanno abbattute le vecchie gradinate e le vecchie curve? No, è chiaro che deve essere agibile tutti i settori dello stadio. In questo momento... a livello di tempistica è inutile prenderci in giro, non ci sono certezze. Parlando con qualche dirigente della società, loro sperano di avere come disponibilità la tribuna per la prossima stagione, cioè a partire da settembre 2017. Ovviamente bisognerebbe aprire una trasmissione a parte, fare una trasmissione a parte sul capitolo Stadio Puttilli, chiaramente vi aggiorneremo quando ci saranno delle novità importanti, però molto probabilmente ci saranno delle novità a breve, quindi verrà convocata una conferenza stampa. C'è l'ultimissima chiamata, pronto, chi è in linea? Pronto, buonasera, sono Sabino da Trani. Ciao Sabino, prego. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Un saluto a tutti gli ospiti in studio, soprattutto al nostro Piazzolla, che da quando è arrivato qui a Trani sta dimostrando un grandissimo impegno. Niente, il mio intervento è soltanto un messaggio di sostegno all'intera squadra e vorrei ribadire ancora una volta che l'intera tifoseria è a sostegno sia della squadra che di questa nuova seria società che ha preso le redini del Trani, e siamo tutti convinti che fino alla fine noi potremo giocarci le nostre chance di salvezza anche attraverso i play-out e non solo, perché penso che la squadra può farcela tranquillamente al cospetto di squadre come Avetrana, lo stesso Gallipoli visto ieri qui a Trani, il Molfetta, l'Elas Taranto, quindi forza ragazzi. Grazie Sabino, buonasera ancora. Sentite la vicinanza della tifoseria di Trani che si sta compattando con la squadra in questo momento di grandissima difficoltà? Sì, innanzitutto saluto Sabino da casa e lo ringrazio molto.
Sì, ho trovato una tifoseria abbastanza entusiasmata perché comunque si sa, è difficile, squadra ultima in classifica dopo 7 o 8 sconfitte, mi sa, è comunque difficile trovare gente allo stadio. Però la prima partita, la partita del mio esordio, è stata molto, molto fondamentale e non mi aspettavo di trovare tanta gente sugli spalti. Infatti comunque ho vissuto una grandissima emozione segnare all'esordio, tra l'altro il mio primo gol tra i grandi. E, ripeto, i tifosi mi hanno accolto in una maniera fantastica che non mi sarei mai aspettato. Un amico da casa ti chiede: hai la sensazione che questa società possa durare nel tempo a Trani, visto che molto spesso si alternano le dirigenze? Secondo me sì, potrà durare perché è una dirigenza abbastanza seria, ci sono dei progetti abbastanza importanti, i quali, cioè, il primo è quello di salvarci per poi magari l'anno prossimo provare a salire. Me lo auguro molto perché è una città che merita, una piazza che merita. Che tra l'altro Gennaro Manzari conosce molto bene, perché dicevamo del precedente alla Vigor. Un amico da casa ti chiede: chi sono i due difensori centrali più forti del campionato di eccellenza? Cantatore, Campanella e Lia. Ah, degli altri, no, devi escludere, escludendo quelli del Bitonto? Escludendo quelli del Bitonto, attualmente Montrone, Di Benedetto. Cioè entrambi della Tamura. Dobbiamo andare verso il prossimo turno con l'ausilio della schermata. Diamo uno sguardo agli abbinamenti in programma domenica prossima. Si giocherà per la 13ª giornata del campionato di eccellenza e il terzultimo atto del girone d'andata e il primo appuntamento di 3 in 8 giorni, perché poi, lo ricordo, si scenderà in campo anche l'8 dicembre, giovedì 8 dicembre, il giorno dell'Immacolata. Allora, questo è il programma: Vieste, Bitonto, Cerignola, Molfetta, Barletta, Vigor, Tranica, Sarano, Ella, Staranto, Gallipoli, Noi Cattaro, Novoli, Otranto, Galatina, Avetrana, Altamura, Unione Calcio Biceglie. Comincio da Gennaro Manzari. Avete due sfide molto difficili, domenica e giovedì. Come vi state preparando? Ci stiamo preparando prima per domenica, partita dura, partita ostica. A Vieste. Poi per giovedì col Cerignola ci pensiamo da lunedì, però occhio ad abbassare la guardia, perché il Vieste, come ogni anno, ogni campionato, costruisce sempre una squadra di altissimo livello per il campionato, quindi speriamo di fare bottino pieno e di pensare da lunedì al Cerignola. Può essere il doppio appuntamento per mettere il timbro definitivo sul campionato, per dire: noi siamo la squadra da battere, noi vogliamo puntare alla Serie D? Sì, perché sono due partite non fondamentali, però quasi, sono due partite che ci permettono di volare oppure di stare sempre a ridosso degli altri. Però noi di sicuro ce la metteremo tutta, venderemo cara la pelle a tutti e sono sicuro che ci toglieremo quest'anno delle grandi soddisfazioni. Che Trani troverà il Barletta domenica prossima, Rinaldo, e soprattutto che effetto ti farà trovare di fronte la squadra della tua città, la squadra in cui sei cresciuto, perché hai giocato l'anno scorso in eccellenza, ma sei stato anche nel settore giovanile quando il Barletta faceva parte del calcio professionistico? Sì, sarà un effetto un po' particolare, perché non ho mai affrontato la squadra della mia città, però, ripeto, guardo la realtà, so che sarà una guerra da combattere sino all'ultimo minuto, in quanto comunque siamo due squadre che veniamo da una situazione abbastanza difficile. Perciò credo che sarà una partita da seguire, una partita da combattere fino alla fine. Il Barletta come ci arriva alla sfida contro il Trani? Questo derby che è sicuramente importante per voi, perché per risalire la china servirebbe un filotto di vittorie sino alla sosta natalizia. Certo, noi giochiamo per vincere. Domenica sarà una battaglia, perché non troveremo sicuramente il Trani che prendeva 8-9 gol a partita. Troviamo un Trani sottomercato che avrà la possibilità di rafforzarsi. No, domenica credo ci siano almeno 5 novità
nella formazione tranese. Quindi sarà sicuramente una battaglia e noi giocheremo per vincere sicuramente, vogliamo i tre punti. Allora, siamo davvero in chiusura di questo nostro appuntamento tradizionale ormai del lunedì con Eccellenza di Puglia. Prima dei saluti però vorrei ricordarvi l'appuntamento, l'altro appuntamento del lunedì con il palinsesto sportivo di Telesveva alle 21 in diretta con Pane, Amore e Fidelis. Doppio ospite questa sera di Peppino Ernesto e Francesco Martucci, perché saranno nei nostri studi il centrocampista Berardino e l'attaccante Cianci. Puntata sicuramente da non perdere alle 21 con Pane, Amore e Fidelis. Grazie a Gennaro Manzari, attaccante del Bitonto, e in bocca al lupo per la stagione. Crepilupo, grazie e buona serata. Grazie a Rinaldo Piazzola, centrocampista della Vigor Trani. Grazie Mario, grazie a tutti, buona serata. Grazie a Paride Addario, portiere, nuovo portiere del Barletta Calcio. Grazie a voi, grazie ancora per l'invito. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito anche quest'oggi. L'appuntamento con l'Eccellenza di Puglia, insomma, ormai lo sapete, è per lunedì prossimo alle ore 15. Ci vediamo tra 7 giorni. I'm gonna wreck you.